siamo presenti alla 29esima BIMU dopo 24 anni d'assenza. Il motivo è perché vogliamo ripristinare una visibilità più elevata sul nostro brand ed essere più accessibili al grande pubblico. Il leitmotiv di questa fiera per noi è una domanda che facciamo ai nostri clienti: what will you discover? Cosa scoprirete? E i nostri clienti scopriranno prodotti, scopriranno soluzioni, non scopriranno solo questo, ma scopriranno uomini pronti a dare loro supporto tecnico e soluzioni avanzate. Ogni prodotto che andremo a vedere nelle nostre stazioni, divise per segmenti industriali e aree di applicazione, sono stati progettati per assolvere a due o per rispondere a due forti domande. Una è quella della sicurezza e una è quella del rispetto ambientale, inoltre anche il discorso di risparmi energetici. Questa è la parte dell'aerospaziale. Abbiamo due temi principali. Il primo è quello della lavorazione delle fibre di carbonio, la collaborazione con Precorp, che è un'azienda del nostro gruppo, ci ha consentito di rilevare un potente background che ci porta ai vertici tecnologici in questo campo di utilizzazione. La seconda parte molto importante è quella della lavorazione del titanio, comunque di materiali difficili, dove abbiamo lavorato sì sull'utensile, ma soprattutto abbiamo lavorato sui cicli di lavorazione e sulle percorrenze utensili. Tutto questo ancora nel rispetto della sicurezza. Molto spesso riusciamo ad eliminare anche il refrigerante, questo anche nel rispetto dell'ambiente. In questo caso è una stazione dove abbiamo utensili rappresentati per la lavorazioni tipiche di tornitura. I due temi importanti in questo segmento sono la lavorazione ad alta pressione per il controllo trucciolo, anche questo sempre in un contesto di sicurezza durante il processo di lavorazione. Il 60% di utensili di tornitura a catalogo di Sandvik Cormac sono già progettati e sono già disponibili con questi dispositivi di lavorazione in alta pressione. Il secondo tema importante è quello della troncatura e scanalatura. Anche in questo ambito Sandvik Cormac introduce un concetto nuovo che viene denominato sistema QD. Il sistema QD garantisce di trasformare una lavorazione tipicamente pericolosa in una operazione affidabile e ripetibile. A questa BIMU presentiamo anche il settore della lavorazione di ingranaggi. Sandvik Cormac entra 5 anni fa in questo segmento con nuovi sistemi di taglio ingranaggi con hobbing, quindi con creatori a fissaggio meccanico a partire da modulo 3,5, e con sistemi software di programmazione non convenzionali per ottenere ingranaggi con processi tradizionali di fresatura.